ricominciare, a non perdere mai la speranza. Andare in Galilea in secondo luogo significa percorrere vie nuove e muoversi nella direzione contraria al sepolcro. Le donne cercano Gesù alla tomba, vanno cioè a fare memoria di ciò che hanno vissuto con lui e che ora è perduto per sempre. Vanno a rimestare la loro tristezza. È l'immagine di una fede che è diventata commemorazione di un fatto bello ma finito solo da ricordare. E tanti, anche noi tante volte, tanti vivono la fede dei ricordi, come se Gesù fosse un personaggio del passato, un amico di gioventù ormai lontano, un fatto accaduto tanto tempo fa, quando da bambino frequentavo il catechismo. Una fede fatta di abitudini, di cose del passato, di bei ricordi di infanzia, che non mi tocca più, non mi interpella più. Andare in Galilea invece significa imparare che la fede, per essere viva, deve rimettersi in strada, deve ravvivare ogni giorno l'inizio del cammino, deve ravvivare ogni giorno lo stupore del primo incontro. E poi affidarsi, senza la presunzione di sapere già tutto, ma con l'umiltà di chi si lascia sorprendere dalle vie di Dio. Abbiamo paura noi delle sorprese di Dio. Al solito siamo paurosi che Dio ci sorprenda. E oggi il Signore ci invita a lasciarci sorprendere. Andiamo in Galilea a scoprire che Dio non può essere sistemato tra i ricordi dell'infanzia, ma è vivo, sorprende sempre, risorto non finisce mai di stupirci. Ecco il secondo annuncio della Pasqua. La fede non è un repertorio del passato. Gesù non è un personaggio superato. Egli è vivo, qui, ora, qui. Cammina con te ogni giorno, nella situazione che stai vivendo, nella prova che stai attraversando, nei sogni che ti porti dentro. Lui apre vie nuove dove ti sembra che non ci siano. Ti spinge ad andare controcorrente rispetto al rimpianto e al già visto. Anche se tutto ti sembra perduto, per favore, apriti con stupore alla sua novità. Ti sorprenderà. Andare in Galilea significa inoltre andare ai confini, perché la Galilea è il luogo più distante. In quella regione composita e variegata abitano quanti sono più lontani dalla purezza rituale di Gerusalemme. Eppure Gesù ha iniziato da lì la sua missione, rivolgendo l'annunzio a chi porta avanti con fatica la vita quotidiana, rivolgendo l'annunzio agli esclusi, ai fragili, ai poveri, per essere volto alla presenza di Dio, che va a cercare senza stancarsi chi è scoraggiato o perduto, che si muove fino ai confini dell'esistenza, perché ai suoi occhi nessuno è ultimo, nessuno è escluso. Lì il risorto chiede ai suoi di andare, anche oggi ci chiede di andare in Galilea,
in questa Galilea reale. È il luogo della vita quotidiana, sono le strade che percorriamo ogni giorno, sono gli angoli delle nostre città in cui il Signore ci precede e si rende presente proprio nella vita di chi passa accanto e condivide con noi il tempo, la casa, il lavoro, le fatiche, le speranze. In Galilea impariamo che possiamo trovare il risorto nel volto dei fratelli, nell'entusiasmo di chi sogna e nella rassegnazione di chi è scoraggiato, nei sorrisi di chi gioisce e nelle lacrime di chi soffre, soprattutto nei poveri e in chi è messo ai margini. Ci stupiremo di come la grandezza di Dio si rivela nella piccolezza, di come la sua bellezza splende nei semplici e nei poveri. Ecco allora il terzo annuncio della Pasqua. Gesù il risorto ci ama senza confini e visita ogni nostra situazione di vita. Egli ha piantato la sua presenza nel cuore del mondo e invita anche noi a superare le barriere, vincere i pregiudizi, avvicinare chi sta accanto ogni giorno per riscoprire la grazia della quotidianità. Riconosciamolo presente nelle nostre Galilee di tutti i giorni, nella vita di tutti i giorni. Con Lui la vita cambierà, perché oltre tutte le sconfitte, il male, la violenza, oltre ogni sofferenza e oltre la morte, il risorto vive, il risorto conduce la storia. Sorella, fratello, se in questa notte porti nel cuore un'ora buia, un giorno che non è ancora spuntato, una luce sepolta, un sogno infranto, vai, apri il cuore con stupore all'annuncio della Pasqua. Non avere paura, è risorto, ti attende in Galilea. Le tue attese non resteranno incompiute, le tue lacrime saranno asciugate, le tue paure saranno vinte dalla speranza. Perché sai, il Signore ti precede sempre, cammina sempre davanti a te e con Lui sempre la vita ricomincia.
Fratelli e sorelle, supplichiamo il Signore Dio nostro perché benedica quest'acqua da Lui creata con la quale saremo aspersi in memoria del nostro battesimo. Il Signore ci rinnovi interiormente per essere sempre fedeli allo Spirito Santo che ci è stato dato in dono. Signore Dio nostro, sii presente in mezzo al tuo popolo che veglia in preghiera in questa santissima notte, memori dell'opera ammirabile della nostra creazione e dell'opera ancor più ammirabile della nostra salvezza. Ti preghiamo di benedire quest'acqua. Tu l'hai creata perché donasse fecondità alla terra e offrisse sollievo e freschezza ai nostri corpi. Questo dono della creazione hai fatto un segno della tua misericordia. Attraverso l'acqua del Mar Rosso hai liberato il tuo popolo dalla schiavitù e nel deserto hai placato la tua sete con l'acqua della roccia. Con l'immagine dell'acqua viva i profeti hanno preannunciato la nuova alleanza che tu intendevi offrire agli uomini. Infine con l'acqua santificata da Cristo nel Giordano, hai rinnovato la nostra umanità peccatrice nel lavacro battesimale. Raviva in noi, Signore, il segno di quest'acqua benedetta, il ricordo del nostro battesimo, e donaci di essere uniti nella gioia ai nostri fratelli che sono stati battezzati nella Pasqua di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, per la grazia del mistero pasquale siamo stati sepolti insieme con Cristo nel battesimo per camminare con Lui in una vita nuova. Ora, portato a termine il cammino quaresimale, rinnoviamo le promesse del Santo Battesimo con le quali un giorno abbiamo rinunciato a Satana, alle sue opere e ci siamo impegnati a servire Dio nella Santa Chiesa Cattolica. Rinunciate al peccato per vivere nella libertà dei figli di Dio? Rinuncio. Rinunciate alle seduzioni del male per non lasciarvi dominare dal peccato? Rinuncio. Rinunciate a Satana, origine e causa di ogni peccato? Rinuncio. Credete in Dio Padre Onnipotente, Creatore del Cielo e della Terra? Credo. Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio e nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credo. Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Credo. Dio Onnipotente, Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha liberati dal peccato e ci ha fatti rinascere dall'acqua e dallo Spirito Santo, ci custodisca con la sua grazia per la vita eterna
in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Fratelli e sorelle, illuminati dal risorto e luce del mondo, siamo chiamati a splendere davanti all'umanità che cerca vita, pace e gioia. Consapevoli di questa responsabilità, con cuore grato eleviamo al Padre la nostra preghiera. Noi ti preghiamo. Colma di grazia la tua Chiesa, che accoglie con rinnovata esultanza l'annuncio della resurrezione del Signore. Offra la luce pasquale ai cuori smarriti e tribolati. Noi ti preghiamo. Benedici il Papa Francesco e tutti i pastori della Santa Chiesa. Attingano dalla celebrazione della Pasqua nuovo impulso per il loro servizio. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Estendi il dono della pace a tutti i popoli della terra, dove regnano guerra, violenza e terrorismo, possano rifiorire vita e speranza. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accompagna i catecumeni che ricevono i sacramenti dell'iniziazione cristiana. Portino nella Chiesa il dono di una rinnovata giovinezza e siano coraggiosi testimoni della fede. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, Signore. Accogli il desiderio di noi qui riuniti. La luce nuova che in questa notte santa ha diradato le tenebre del peccato e della morte ci guidi sempre nella via della carità. Noi ti preghiamo. Nella notte in cui l'amore ha trionfato sul peccato e la morte è stata vinta dalla vita, ascolta con benevolenza, o Padre, la preghiera di questa assemblea e le intenzioni che ciascuno custodisce nel cuore. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Pregate, fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Con queste offerte accogli, oh Signore, le preghiere del tuo popolo, perché i sacramenti scaturiti dal mistero pasquale per tua grazia ci ottengano la salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. E cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, proclamare sempre la tua gloria, oh Signore, e soprattutto esaltarti questa notte nella quale Cristo, nostra Pasqua, si è immolato. E lui il vero agnello che ha tolto i peccati del mondo, e lui che morendo ha distrutto la morte e risorgendo ha ridato in noi la vita. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, l'umanità esulta su tutta la terra e le schiere degli angeli e dei santi cantano senza fine l'inno della tua gloria. Santo sei tu, oh Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rociata del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo.